carico verso l'obiettivo. È bellissimo. Vai, vicino. Questo, signori, è il posto più meraviglioso di tutta la Terra. The price I paid is... E questo è l'eremo di San Giacomo, signori. Giovanni. Giacomo. Questa è la magnifica macchina del nostro signor Grosso Emanuele. I just can't look, it's killing me. I nostri due tecnici meccanici. Adesso siamo per assistire al grande volo. Sì, siamo pronti, via! Tira su, io! Madonna! Che roba! Incredibile! Grande! Vola! Tano vuole davvero? Fallo girare qua però! Calma, Tano! Dove cazzo va? Poi che se va, li ho persi, mi fanno girare dall'altra! Lo so! Oh! Oh, tiralo su! Cazzo, non prendiamo! Su, destra, giù! Io non sono sicuro di prenderlo, cazzo, senza occhiali! Su! Va a fare una picchiata! Su! Oh! Non fare picchiate, che finisce male! No! Ottimo, dai! Porco diesel! Perfetto, dai! Vabbè, dai, è andata bene! Danno zero! E qua vediamo tre intrepidi eroi che si avviano a recuperare il nostro mezzo. I signori Galasso e il dottor Luteri, assistiti dall'egregio professor Grossi. E qua si vede il Galasso che si propinqua a recuperare l'ala. Ci giungono notizie dal sito dell'incidente. Il pilota è vivo e il mezzo è recuperabile. Piano, eh? Cazzi! Wow, salvato all'ultimo. Un testa coda, wow! Dai, tieni più in alto in aria. Questo era un po' imbarazzevole in effetti. Vivo, esatto. C'è tutto lo stimo che vuoi. Galas, un sorriso. Il faticatore. Faccio partire sempre. Vai. Vieni in alto, Luca, che cazzo fa? Giù. Vedi che sei tu a mettermi in ansia? Uffa! Ok, guida tu. Pronti? Non si va, vadi. Su, poco. Poco, sinistra. Andrei un po' a sinistra io. Partiamo, cazzo! Però su. Ok, ho fatto un danno gigante. Aspetta, sta ancora cadendo. Ok. Voglio venire anche io. No. Scusa, ciao. Abbiamo così un po' di danni. Lo scocciamo con quello di ferro, così dovrebbe tenere, no? Ti mettiamo i sottotitoli perché abbiamo più bello. Degli scompensi di equilibrio assurdi. Non è la cosa che influisce di più nella guida, secondo me. Quanto proprio l'incompetenza. Laura, se guida gara, se dimostra di saper guidare, allora le attacchiamo sotto il telefono e facciamo una ripresa esclusiva. Allora, il telefono c'è? È pronto? Stiamo già filmando? Allora, il pilota dice che c'è Bonaccia. L'aiuto pilota. Ma perché non ti sposti te? A riprendermi con l'ala. Test finale, pre-decollo. A posto? Vai.
puttana. Se vuoi. Torna indietro però ora. Se no lo troviamo in busa col telefono. Basta fare uno squillo finché qualcuno lo trova. Esatto. Che figata, fallo volare per un paio di minuti se ce la fai. Grande, sei straforte. È un duro, c'è poco da... Ma come rimane lì? Vabbè. Cazzo! Vai! C'è la corrente ascendente! Osti! Fanculo, che cazzo l'ho messo mai giù adesso? Quella, non lo becco neanche con la telecamera. Sì, ecco. Gira a sinistra perché a destra non va. Gira a sinistra perché a destra non va. Cazzo. Non ti preoccupare. Picchiattone, ok. Adesso lo becco. Tanto finché altro poi si... Eccolo, il relitto. No, si è spezzato. Spina. Le due ali, questo si è staccato da lì, ma si può riattaccare. Questo si è aperto a metà, anche se in realtà era già aperto. All around me are familiar faces, worn out places, worn out faces. What's wrong? No job, no friends, life lost.